Buongiorno Sud, cari telespettatori, buon inizio di settimana a tutti. Oggi è lunedì 22 febbraio. Il sole sorge in Puglia alle 6.37 e tramonta alle 17.35, in Basilicata sorge alle 6.36 e tramonta alle 17.45, in Molise sorge alle 6.42 e tramonta alle 17.48, la luna sorge alle 10.30 e tramonta all'1.13, la fase lunare, il primo quarto. Oggi la Chiesa ricorda la cattedra di San Pietro Apostolo. Si tratta della ricorrenza in cui viene messa in modo particolare al centro la memoria della peculiare missione affidata da Gesù a Pietro. In realtà la storia ci ha tramandato l'esistenza di due cattedre dell'Apostolo, prima del suo viaggio e del suo martirio a Roma. La sede del Magistero di Pietro fu infatti identificata in Antiochia e la liturgia celebrava questi due momenti con due date diverse, il 18 gennaio la data di Roma e il 22 febbraio quella di Antiochia. La riforma del calendario li ha unificate nell'unica festa di oggi. Essa, viene spiegato nel Messale Romano, con il simbolo della cattedra pone in rilievo la missione di maestro e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da lui costituito nella sua persona e in quella dei successori, principio e fondamento visibile dell'unità della Chiesa. Oggi inoltre ricordiamo Santa Margherita e San Pascasio di Vienne. Chi compie gli anni oggi? Auguri al biologo Renato Dulbecco che compie 96 anni, al conduttore televisivo Gianni Politi che compie 60 anni, all'attore Antonio Catania che ne compie 58 e infine all'attrice e produttrice cinematografica statunitense Drew Barrymore che ne compie 35. Cosa è accaduto il 22 febbraio? Nel 1931 viene varata l'Amerigo Vespucci, tuttora in servizio e utilizzata per l'addestramento degli allievi dell'Accademia Navale di Livorno. E nel 1997 a Roslyn in Scozia alcuni scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero da cellule di un individuo adulto. Si tratta della pecora Dolly. Al Teatro Moderno di Maglie, stasera alle 21, Luca Argentero interpreterà Shakespeare in Love, chiacchierata sull'amore e altro attraverso Shakespeare. Un viaggio all'interno del mondo shakespeariano, un percorso fatto con lo sguardo fresco e appassionato di chi ama il bardo. L'opera è un incontro tra il gioco rozzo e semplice e affascinante del bambino che gioca a fare il teatro e la sapienza e la consapevolezza della portata che le parole scelte veicolano. Un consiglio per togliere le macchie d'inchiostro dai libri: preparate una miscela di acqua e acido ossalico, quindi tamponate la macchia finché scomparirà. Asciugate poi la pagina tra due carte assorbenti. La macchia d'inchiostro può essere anche tolta con una goccia di candeggina. Le impronte digitali vanno trattate con mollica di pane un po' raffermo. Sfregatele finché la pagina non diventa bianca. Ascoltiamo cosa prospettano i disegni delle stelle per oggi. Ariete, armatevi di pazienza se la forma fisica lascerà desiderare, se un programma della giornata subirà una variazione dell'ultimo momento o se un'uscita inaspettata di denaro vi manderà fuori dai gangheri. Toro, non sarete al top delle potenzialità amorose né forse avrete voglia di sbandierare i vostri sentimenti, ma con la complicità della luna imprimerete una bella spinta al vostro rapporto di coppia. Gemelli, nel mirino delle stelle oggi ci sono i quattrini, agite con buon senso e non lasciatevi trascinare dalla frenesia di spendere. Cancro, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate, non fatevela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi troppo esigenti, il cielo affettivo sprizza di serenità. Leone, ricaricate le batterie e mettete ordine intorno a voi, sia nella vostra mente che nel vostro cuore, senza tralasciare gli amici, gli svaghi e i vostri mille interessi. Vergine, potrete realizzare ciò che vi sta a cuore, si tratti di un viaggio, un incontro, di una storia d'amore che stenta a decollare, oppure di un sogno, anche se impolverato. Bilancia.
Va affrontata con molta calma e pazienza anche una giornata no, che può riservare delle piccole soddisfazioni. Valorizzate pure le relazioni sociali, accettando gli inviti che oggi pioveranno. Scorpione, concluderete in modo brillante la settimana in un clima gioioso e disinvolto. La comunicazione scorre fluida, vi sentirete motivati e ve la spasserete alla grande. Sagittario. I quattrini saliranno alla ribalta dei vostri pensieri, troverete la soluzione ai problemi del momento, ma anche nuove direzioni per incrementare i vostri guadagni. Ed ora il segno del Capricorno. Si tratterà di cose di poco conto, quelle che dovrete affrontare oggi con grande competenza, abilità e tempestività. Dedicate più tempo alla persona amata, ma anche al relax e allo svago. Acquario, volgete al positivo le vostre energie, consolidando ciò che vi interessa ed eliminando senza rimpianti ciò che costituisce un ostacolo, e nel lavoro indirizzate i vostri sforzi verso mete concrete. Infine Pesci, potrete tentare le conquiste più difficili, il vostro potere di seduzione oggi sarà davvero eccezionale. Le parole del nostro proverbio del giorno recitano: l'assai basta, il troppo guasta. Io vi do appuntamento domani mattina con il nostro almanacco del giorno su Antenna Sud. Vi ricordo che per contattarci basta scrivere al nostro indirizzo email almanacco@antennasud.com. Arrivederci.